Buongiorno a tutti, siamo qui ospiti al Talk Ambiente Conoscere per costruire il futuro, ospiti allo stand di Fisioni Circular, allo stand 105 Padiglione B3. Siamo qui in compagnia del presidente di Green Deal Council, Marco Mari. Buongiorno. Che con questa mattina insieme a lui abbiamo partecipato a un convegno che AMPAR e GBC hanno organizzato insieme dal titolo Economia Circolare, uno degli aspetti di articolazione delle catene del valore nelle filiere dell'ambiente costruito. È stato un convegno molto interessante, si è parlato delle più svariate tematiche riguardante proprio l'economia circolare. In particolare una cosa mi aveva molto colpito sentendo l'intervento del presidente Marco Mari, che era quello della sostenibilità, che diceva esiste solo se contemporaneamente sussistono aspetti di tipo economico, aspetti di tipo ambientale, aspetti di tipo sociale. Ora, visto anche il contesto che siamo chiamati a vivere nel periodo post-Covid, che ha anche lanciato notevoli iniziative nell'ambito della sostenibilità ambientale e che quindi diventa un tema sempre più attuale e che probabilmente sarà anche nei prossimi anni a seguire uno dei temi centrali sia per quanto riguarda l'edilizia ma anche quanto riguarda le infrastrutture, volevo chiedere a Marco se poteva spiegarci bene questo concetto che aveva espresso questa mattina. Beh, intanto grazie, ringrazio Fisioni Circular e certamente AMPAR per le tante attività che facciamo assieme come associazioni. E il pensiero di coniugare ambiente, economia e aspetti sociali è un pensiero ormai molto antico e consolidato ed è la corretta definizione di sostenibilità, ovvero quel elemento che sussiste realmente quando questi tre vengono compenetrati. In assenza di una delle variabili, se non la si considera, poi è difficile fare la necessaria trasformazione o, come la chiamiamo oggi, la necessaria transizione ecologica. Questi tre aspetti però che cosa sottendono di base? Sottendono la necessità di affrontare la complessità. Questo ci troviamo di fronte oggi, dobbiamo assolutamente affrontare una complessità. Complessità vuol dire, punto uno, lavorare insieme con tante competenze per affrontare una problematica. Se pensiamo all'edificio, molte sono le competenze necessarie, l'edificio è un sistema a molte variabili. Questo è il punto principale. Il secondo elemento è che questo però deve essere misurato. Ecco allora che il pensiero integrato di ambiente, sociale ed economico come approccio e impatto viene affiancato da un altro elemento centrale che è la misura degli impatti. Oggi si parla di impact economy in qualche modo, ovvero sempre di più stiamo andando nella direzione nella quale dobbiamo correttamente pensare a monte la riduzione degli impatti, tenendo conto dei vincoli economici e degli impatti sociali ed ambientali, sempre di più a monte, quindi già in fase di valutazione dell'opera, che sia questa un'infrastruttura, un edificio, un quartiere, una città, nel merito, per poi trasferirla con un buon processo progettuale alla realizzazione, ma non solo, anche alla sua gestione, perché non dimentichiamoci che gli asset, e così come ogni prodotto, hanno un loro ciclo di vita. Ecco allora, affrontare questa complessità e ragionare del ciclo di vita degli asset per noi vuol dire anche dover avere degli strumenti di supporto, e questa mattina non è un caso abbiamo parlato dei protocolli energetico-ambientali. Puoi illustrarci in modo molto anche sommario, perché ci vorrebbero settimane per
soprattutto io sarei settimana ad ascoltare Marco, perché è affascinante, è una materia affascinante, per lui la rende ancora più affascinante. Ma comunque i protocolli, ecco, cosa sono per i non addetti ai lavori, cioè passati a parlare di protocollo, esatto. Allora, nascono da una necessità, e la necessità è di misurare, appunto, chiamiamola per un termine comprensibile, la qualità, il valore di ciò che noi realizziamo nell'ambito dell'ambiente costruito. Quindi ipotizziamo un edificio. La qualità di ciò che noi realizziamo deve essere pensata, come dicevamo, a monte, e quindi vanno individuate sostanzialmente le caratteristiche principali, le variabili principali che ci possono dire se un prodotto è di qualità o no. Facciamo un esempio semplice. Un qualsiasi prodotto che noi prendiamo, non so, una bottiglietta d'acqua, ha un'etichetta con scritto cosa c'è dentro, tutta una serie di informazioni tecniche. Non solo, ci dice anche cosa fare del contenitore a fine uso, magari lo recuperiamo e lo ricicliamo e così via. Allora, la domanda che si sono posti circa 20 anni fa è qual è l'etichetta di un edificio? Quali sono le variabili, quali sono le prestazioni che vanno misurate? Da questo punto di vista sfatiamo un mito. Non è solo l'energia, che è un ingrediente fondamentale, ma è anche l'economia circolare, ma sono anche altre risorse come l'acqua, ad esempio, oppure, in maniera importante, anche la salubrità, ciò che respiriamo all'interno degli edifici, che è un elemento importantissimo. Che è un po', diciamo, anche concetti che i criteri ambientali minimi esprimono per la costruzione dei nuovi edifici, soprattutto nell'ambito degli appalti pubblici, che per la prima volta, con l'iniziativa proposta dal governo nel 110, in qualche modo stanno cominciando anche ad essere applicati nell'ambito dei lavori privati. Sì, in verità devo dire che il tema dei criteri ambientali minimi per l'edilizia è stato generato prendendo spunto dalle buone pratiche internazionali di edilizia sostenibile, che sono basate sui protocolli. Gli stessi CAM strutturano in una serie di elementi prestazionali che permettono di fare corrette scelte a monte, misurare la correttezza delle prestazioni a valle, ma sono assolutamente congruenti, anzi nascono, dall'approccio dei protocolli energetico-ambientali. Quindi guardano il sistema edificio. I CAM poi richiedono una rendicontazione. La rendicontazione viene fatta perché i CAM definiscono delle asticelle, no? Dei criteri e poi degli obiettivi da raggiungere, e richiedono la rendicontazione. I CAM parlano di due tipi di rendicontazione: con una relazione tecnica oppure con un protocollo energetico ambientale. Ecco, il valore di avere un protocollo vuol dire avere uno strumento validato internazionalmente, una buona prassi consolidata che le imprese conoscono e sanno applicare, e quindi diventa un grande driver di corretta applicazione dei CAM, ma non solo, ma anche di aggiunta, perché i protocolli energetico-ambientali hanno processi di verifica indipendente, dunque di certificazione terza, anche di garanzia, ma non la garanzia solo che il progetto sia stato fatto bene, non solo che il costruito abbia seguito il progetto, ma i protocolli arrivano anche dopo e vanno a misurare che le prestazioni siano quelle richieste. Non so, potremmo dire con uno slogan: non l'edificio in classe A, ma la bolletta in classe A. E volevo arrivare a questo concetto, che era un altro concetto che mi aveva molto colpito, perché ultimamente, appunto, si sente tantissimo parlare, proprio per il super bonus 110, di prestazione energetica degli edifici, dell'aumento delle due classi degli edifici. Poi questa mattina Marco ha stravolto il concetto, perché dice: non serve non basta, anzi non è che non serve un edificio in classe A, ma ci vuole anche che la bolletta sia in classe A. Ecco, ci spieghi questo concetto. Allora, punto uno vuol dire avere un'analisi a monte complessiva alla base di un buon progetto. Punto 2, serve includere alcuni attori della filiera. Se il progetto non viene fatto
diciamo in maniera integrata con anche la collaborazione poi degli attori che realizzano l'opera, perdiamo una parte, il rischio è che il progetto sia fine a se stesso in qualche modo, invece deve essere mediato perché è realizzabile poi con chi lo dovrà realizzare. Ma manca un altro attore, l'utente. Allora facciamo un altro esempio, la mia automobile oggi mi diceva che devo fare il tagliando, casa mia sta muta, non dice niente. Allora siamo in un mondo in cui l'oggetto che noi abbiamo preso è lui stesso che si fa carico, non solo con un manuale di istruzioni ma anche con delle semplificazioni, di aiutarmi a guidarlo bene. Ecco, allora, guidare bene un edificio vuol dire anche tenere in conto della competenza che ha chi lo andrà a guidare, quindi il tenant piuttosto che chi esercirà l'edificio, o Marco e Maria che devono riappropriarsi di una cultura dell'abitare, sapere quando aprire le finestre, come avere tutta una serie di indicazioni di corretto utilizzo, se no il rischio è duplice: o consuma di più o addirittura lo rompi, e dal punto di vista ambientale non raggiungeremo certo l'obiettivo. Quindi serve innanzitutto, oltre al nostro edificio, serve anche un'educazione, e bisogna imparare a usare l'edificio stesso. Ancor più che oggi gli edifici sono molto complessi, che abbiamo molta innovazione tecnologica, il rischio di prendere l'ultima tecnologia, diciamo la tecnologia più di moda, e poi non saperla correttamente utilizzare. Allora, ancora una volta, questi protocolli aiutano a fare una corretta ricetta con il numero giusto di ingredienti, e di alcuni ingredienti come il sale, no? QB, quanto basta. Facciamo un esempio: un buon involucro è un'ottima ricetta, una cosa importante su un edificio, perché riduce la domanda di energia, no? Perché se ho un involucro che mi permette di mantenere con lo sfasamento termico la corretta temperatura il più possibile, come dire, avrò meno domanda di energia, e questo è ottimo. E dall'altro ci metterò poi l'energia da fonti rinnovabili quanto basta, magari l'involucro l'avrò fatto con materiale da economia circolare, molto importante, ma che cosa mi perdo? E il fatto che viviamo all'interno dell'edificio, e quindi un involucro ermetico genera le problematiche. Se per puta caso quell'edificio avesse un ponte termico piuttosto che dell'umidità di risalita, che cosa raggiungeremmo? Probabilmente un ambiente malsano, insalubre, che genererebbe poi malattie, come succede oggi, la terza causa di morte sono le malattie respiratorie pre-Covid, ecco, per intenderci, oppure un ambiente che in ogni caso deteriorerebbe rapidamente quel nuovo involucro, quell'edificio, e quindi non, alla fine non arriverebbe a un minore impatto ambientale, che è il vero obiettivo, ma a un impatto maggiore. Grazie, ti lascio con un'ultima, concedimi una piccola provocazione se vogliamo sul tema. Avevi citato una frase di Papa Francesco, nessuno si salva da solo, no? E ora io l'ho intesa che ci vuole appunto una collaborazione di tutti, perché il rischio qual è? È che magari, e qui la provocazione dove volevo arrivare, è che magari questi protocolli possono rischiare anche di avere uno scollamento rispetto alla realtà, cioè di rimanere una cosa teorica. E allora con io questa frase che tu hai detto, questo concetto, l'avevo inteso nel senso che ci vuole una cooperazione di tutti, proprio perché non rimangano delle cose teoriche ma siano poi facente parte della vita reale proprio. Sì, allora in fase di realizzazione di queste regole, nessuno si salva da solo, si può declinare con i protocolli, sono frutto di tutti gli attori della filiera, e questa è la composizione della nostra associazione. Ha al suo interno tutti gli attori della filiera, comprese 11 università, amministrazioni pubbliche e progettisti, produttori di prodotti, organismi di certificazione e così via, e non solo, ha accordi con strutture come AMPAR nel merito, proprio perché abbiamo bisogno della realizzazione del protocollo, una visione complessiva, diciamo olistica, di tutti gli aspetti.
Il secondo punto è, una volta definiti i protocolli, quindi che sono realizzati con buone pratiche concrete, quindi non teorici ma pratici, che si possono realizzare, quindi si traduce il protocollo nel mattone che uso, come lo uso, come verifico la corretta posa, per fare esempi banali, ecco, a quel punto hanno bisogno di una collaborazione ulteriore integrata tra gli attori, progettista, impresa, gestore dell'immobile, utente dell'immobile. Insomma, il concetto di non si salva nessuno da solo è realmente dovuto ancora una volta accettare questa complessità. Lo si può fare solo se si lavora assieme e se si utilizzano strumenti, che è una delle buone maniere con le quali poterla poi gestire, la complessità. Grazie Marco. Ci ha raggiunto qui in studio Lorenzo Orsenigo, presidente di ICMQ. Buongiorno. Anche lui presente questa mattina insieme a noi al convegno che si è tenuto sull'economia circolare, organizzato da AMPAR e GBC Italia. E si può dire che qui presenti in fianco a me ho i due, passatemi il termine, colossi del rating degli edifici, uno degli edifici e l'altro delle infrastrutture. In particolare, Lorenzo Orsenigo, vorrei innanzitutto che illustrassi con parole magari non troppo complesse, perché mi rendo conto che è un argomento molto complesso, però i nostri ascoltatori sono anche persone non proprio del settore, e che cos'è il protocollo Envision, qual è il suo utilizzo e soprattutto come il protocollo Envision, diciamo, possa misurare, diciamo, le prestazioni delle opere anche alla luce, all'interno del PNNR che è stato poi approvato. Va bene, la ringrazio per l'invito. Partirei dall'ultimo, mi è piaciuta la parola misurare. Noi oggi il problema è che noi parliamo di infrastrutture, parliamo di sostenibilità, mettiamo insieme le due parole infrastrutture e sostenibili, e però se poi dice uno ma come fai a realizzare un'infrastruttura sostenibile, ti guarda con gli occhi sbarrati perché non sa da dove iniziare. Allora il punto è che dobbiamo costruire dei metodi condivisi, come diceva Marco prima, ma anche riconosciuti, che possono essere una guida che orienta la progettazione, realizzazione e gestione di un'infrastruttura sostenibile. Envision, il protocollo Envision, è proprio uno strumento di questo tipo. Oggi ha fatto riferimento al PNRR, a me piace anche chiamarlo Next Generation, perché secondo me deve guardare veramente alle future generazioni, quindi al di là della ripresa di cui abbiamo necessità, ma secondo me deve essere coniugato con lo spirito giusto, in maniera da lasciare qualcosa ai nostri figli e ai nostri nipoti. Quindi tornando al Next Generation, prevede ingenti investimenti, ma richiede, e l'Europa ce lo chiede, che la sostenibilità venga oggettivata e misurata. Per quanto riguarda le infrastrutture, uno degli strumenti è il protocollo Envision, è l'unico che è stato applicato in Italia e in Europa per il momento, quindi non è che ce ne siano molti, e nasce all'Università di Harvard, quindi in un contenitore di sicuro livello scientifico. Ora è gestito dall'Institute for Sustainable Infrastructure, che ha sede a Washington, al quale partecipano tutta una serie di soggetti, da chi fa progettazione, ma soprattutto partecipano come soci l'American Public Works Association, che sono è l'associazione dei committenti pubblici americani. Questo la dice lunga sul fatto che lo identificano come uno strumento utile per le loro politiche. Bene, il protocollo, dicevo, è un sistema guidato alla progettazione, è un sistema di rating, quindi alla fine arriviamo a un giudizio, a una misurazione su quanto è sostenibile l'infrastruttura, si articola su tutta una serie di crediti, sono 64 per la precisione, su 5 aree tematiche.
Le aree tematiche di che cosa si occupano? La prima si chiama quality of life, qualità della vita, perché l'infrastruttura ha, al di là di quello che invece è un building, un palazzo, un'abitazione, che ha un impatto, diciamo, il progetto deve essere fatto bene perché io devo ottimizzare l'aspetto energetico dell'interiors, eccetera, eccetera, ma comunque ha un impatto limitato sul sociale, mentre un'infrastruttura, pensiamo a una ferrovia, a un'autostrada, a un porto, a un aeroporto, coinvolge la collettività. Quindi noi dobbiamo preoccuparci della qualità della vita di coloro a cui l'infrastruttura, diciamo, con cui si rapporta. Quindi sia gli aspetti legati, che ne so io, allo star bene, quindi inquinamento luminoso, inquinamento acustico, rumore, vibrazioni, eccetera, eccetera, ma anche offrirgli delle possibilità di mobilità più vantaggiose, così come dobbiamo pensare anche a valorizzare quelle caratteristiche che possono essere culturali, turistiche, di occupazione del territorio, e quindi anche dare dei benefici al territorio. Il secondo tema è quello che viene chiamato leadership, ovvero sia di collaborazione. Noi dobbiamo coinvolgere tutti, tutti non soltanto nella fase di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura, ma anche di manutenzione e di fine ciclo. E quindi occuparci anche di quelli che sono i costi di gestione, quindi fare una valutazione, si chiama life cycle costing, cioè fare un'analisi del ciclo di vita dal punto di vista dei costi, non soltanto degli impatti ambientali, perché anche un'infrastruttura ha un impatto significativo per tantissimi anni. Ci sono infrastrutture che durano centinaia d'anni. Devono durare centinaia di anni. Dovrebbero durare, esatto, e durare bene, questo è quello che dovremmo fare. Dice correttamente. La terza area è quello, si chiama material resource, cioè dei materiali, e qua rientra il tema della circolarità, quindi materiali con contenuto riciclato, a basso impatto energetico, con poco utilizzo di acqua, materiali regionali, eccetera, eccetera. La quarta area è quella del mondo naturale, quindi flora, fauna, rischio geologico, idrogeologico, biodiversità e così via. E l'ultima, non meno importante, si chiama emission and resilience, quindi una valutazione della CO2, degli impatti da un punto di vista della carbon footprint e non solo, e poi l'analisi di resilienza. Cosa vuol dire resilienza? Vuol dire capire come l'infrastruttura si riesce ad adattare ai cambiamenti climatici che indubbiamente ci sono, non c'è bisogno di spiegarlo. C'è anche un altro fatto però, che oggi ci sono anche dei cambiamenti sociali, e quindi dobbiamo pensare anche, perché se l'infrastruttura dipende per esempio da una risorsa scarsa, probabilmente tra 10 o 20 anni potrà andare in crisi. Quindi dobbiamo anche immaginarci quale sarà lo scenario. Sto vedendo che in alcuni porti stanno progettando dei pezzi di porto per la gestione dell'idrogeno e la produzione dell'idrogeno, perché chiaramente il combustibile fossile probabilmente in un'ottica futura diventerà una risorsa non utilizzabile o sconveniente da utilizzare. Quindi dobbiamo anche ragionare su queste tematiche, così come credo che il Covid ci abbia insegnato che gestiamo diversamente la nostra mobilità lavorativa, perché magari abbiamo capito che anche il sistema di videoconferenza può aiutarci a diminuire viaggi, impegni, costi. Quindi non scomparirà, però c'è una diversa socialità, e queste cose vanno capite, comprese, perché servono poi a gestire meglio l'infrastruttura. È stato veramente interessantissimo tutto il suo intervento, come lo è stato assistere questa mattina a, non solo all'intervento di Lorenzo Sostenigo e di Marco Mari, ma anche a tutti i partecipanti che hanno contribuito agli argomenti e ai contenuti del convegno. Io volevo preannunciare due convegni che ci sono successivamente nei prossimi giorni, per particolare domani, organizzati sempre da Ampar, la mattina alle 10 in Sala Gemini abbiamo un convegno con gli aggregati riciclati ed artificiali e regolamenti RICE CLP.
sono temi di enorme attualità perché affrontano una tematica che riguarda il tema dell'end of waste, cioè ovvero la cessazione della qualifica di rifiuto. Un tema che in questi anni è molto dibattuto negli ambienti anche governativi, ma che ancora non ha visto comunque non ha visto ancora luce. Questa mattina ci è stato detto che addirittura nel senso che comunque l'Europa anche sta pensando a dei decreti di end of waste comunitari proprio per uniformare a livello europeo la cessazione della qualifica di rifiuto. Io personalmente l'ho saputo stamattina ed è stata una cosa molto interessante. Quindi vi ricordo domani 29 ottobre alla Sala Gemini, Padiglione C3, il convegno sugli aggregati riciclati artificiali e regolamenti REACH. A seguire nel pomeriggio abbiamo sempre in Sala Gemini alle 14.30 un incontro, un seminario riguardante i CAM edilizia, ovvero la qualifica dei materiali con le certificazioni e le etichette ambientali. Verrà spiegato che cos'è una certificazione, che cos'è l'etichetta ambientale e soprattutto come usarle. Molto importante questi argomenti per i progettisti che spesso adesso sono chiamati a far rispettare i CAM, ma come e quali documenti produrre e richiedere soprattutto alle imprese è ancora insomma non proprio chiaro, e questo seminario cerca di spiegarci come. Io vorrei ringraziare tantissimi partecipanti che mi hanno raggiunto qui, vi ringrazio ancora e buon proseguimento. Grazie, buon lavoro anche a voi.